Doppio Forcina e Pischedda fondano un buon Montalto. Il Fiumicino ottiene il primo successo al Desideri, il terzo in campionato. Ci siamo allenati duramente questa settimana, l'abbiamo preparata nei migliori modi. Sapevamo che loro in avanti avevano giocatori importanti e noi dovevamo colpire le sue ripartenze. Sapevamo che questa partita veniva sbloccata su episodi, infatti è venuto così, sull'1-0. Abbiamo controllato la partita del secondo tempo e ci siamo riusciti a raddoppiare e alla fine triplicare con Pischedda. Sono contento per la vittoria e questi 3 punti che ci fanno piacere. Dove volete arrivare quest'anno? Io penso che comunque la squadra è composta da 23 giocatori, anche chi va in tribuna, non c'è un singolo che risolve le partite. Siamo tutti ottimi giocatori, siamo in disposizione della società, del mister e diamo tutto per questa maglia e per il campo. Noi pensiamo ad arrivare all'obiettivo che sono i 40 punti, alla salvezza tranquilla. E lavoriamo per questo. Io ho detto in telecronaca, qui a Fiumicino non siamo come al Paris Saint Germain, tra Neymar e Cavani, non ci sono problemi con i calci di rigore, no, vero? No. Mirko è un amico che conosco da tanto tempo, quindi ci facciamo questi problemi, anzi, è stato molto, molto gentile, insomma, bomber come lui, però io e lui siamo amici, non ci facciamo questi problemi, anzi, nel primo tempo c'è stato un po' da soffrire, poi al secondo tempo siamo stati un po' più liberi, un po' più spazi e ne ho potuto approfittare. Allora era un'ottima squadra, soprattutto davanti. I primi 10 minuti, quarto d'ora abbiamo sofferto tanto, però immagino che tutta la difesa si sia comportata abbastanza bene, ha tenuto botta e poi, come tutte le partite, fatta di fase, è uscita fuori la nostra fase di attacco, abbiamo subito trovato il gol. Come ti senti in questo tuo ruolo di chioccia con tanti giovanissimi intorno a te? No, mi diverto, ci abbiamo molti 2000, quindi ho praticamente il doppio della loro età e tutti bravi ragazzi, si allenano, c'è un clima sereno, grazie anche dai risultati, ci stiamo divertendo tanti tutti insieme. Nei primi 20 minuti direi, diciamo, loro hanno giocato più la palla, noi siamo stati un po' in difficoltà, sapevamo i punti di forza loro. Io ho tanti under in squadra, più del previsto, però noi siamo una squadra strana, una squadra che se riusciamo a mantenere l'equilibrio nella prima mezz'ora poi possiamo fare il gol, insomma ci possiamo trasformare e questo è successo. Domenica prossima i rossoblù affronteranno il grifone giallo-verde e cercheranno di ottenere la terza vittoria di fila. Da Fiumicino per Canale 10, Valerio Nasetti.